presentate denunce a tutte le procure italiane per il fenomeno delle scie chimiche. Ne parla l'associazione I Guardiani del Cielo, che chiede risposte in merito a queste irrorazioni che sono visibili in tutti i cieli d'Italia. Guardate. Il fenomeno delle scie chimiche torna sotto i riflettori perché l'avvocato Nicola Trisciuglio, per conto del Comitato Guardiani del Cielo, presenterà a tutte le 140 procure italiane la denuncia querela che si concentra sugli aspetti tecnico-giuridici delle forme e delle modalità di controllo da parte degli enti preposti sulla omissione, anche informativa, delle irrorazioni chimiche. Da parecchi mesi stiamo monitorando i cieli perché dal 2002, quando Berlusconi fece un accordo con Bush, stanno attuando una manipolazione del clima sopra le nostre teste. Noi, con un gruppo di 6.000 persone, tutti i giorni facciamo un monitoraggio dei cieli attraverso foto e video e perciò siamo arrivati ad una situazione in cui abbiamo capito che in tutta l'Italia stanno facendo la stessa cosa. Allora abbiamo fatto prima iniziativa con le lettere al sindaco, nel quale abbiamo chiesto: caro sindaco, dato che tu tuteli la salute pubblica, facci sapere che cosa sta succedendo nei nostri cieli. E abbiamo mandato centinaia di lettere ai sindaci, però tutti ci hanno risposto: no, non è cosa che riguarda noi, ma il controllo dei cieli deve avvenire attraverso vari enti preposti a questo. E noi ci siamo rivolti anche a questi, però ci hanno risposto che nei nostri cieli non accade assolutamente nulla. Dato che questa cosa è sopra gli occhi di tutti, allora abbiamo deciso di andare direttamente a chiedere attraverso le procure agli enti preposti esattamente che cosa sta succedendo in Italia. Non moriremo assolutamente. Ci sono anche le soluzioni, perché noi le scie chimiche le possiamo anche in un certo senso dissolvere attraverso l'elettromagnetismo. Gli enti preposti saranno quindi chiamati a rispondere ai quesiti dei cittadini. Could you be love?